Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Parliamo ancora di Ever Crisis e approfondiamo un po' di più quello che sappiamo sulle gilde, su come vengono strutturate e come funzionano le gilde, e ovviamente parliamo anche di quelle che sono le battaglie di gilda che arriveranno tra circa una settimana, ma è giusto avere delle info in più per iniziare a prepararsi per il meglio e cercare ovviamente di organizzarsi un pochettino con i ragazzi che giustamente fanno parte delle vostre gilde. Inoltre ci tengo a dire che, dato la mole di richieste che ho ricevuto ieri dal momento in cui ho aperto la gilda e dal momento che effettivamente sembrano esserci tante persone a disposizione, vi invito già adesso ufficialmente ad entrare su Discord, perché stiamo cercando di organizzare una seconda gilda che ovviamente porterà sempre il nome della Genova's Army, quindi probabilmente Genova's Army 2, probabilmente, perché stiamo praticamente facendo una sorta di secondo, proprio letteralmente una seconda gilda che, appena avrà la possibilità, si unirà automaticamente alla prima. Quindi nel momento in cui avremo la possibilità di incrementare i posti nella gilda principale, avremo modo di poter prendere alcune delle persone e iniziare a portarle ovviamente dentro alla gilda principale. Quindi, se vi interessa ancora, ovviamente, perché magari già siete entrati in altre gilde o non so, però se siete interessati a formare una seconda gilda sempre sotto lo stesso vessillo, quindi diciamo il vessillo del canale, vi invito ovviamente ad entrare su Discord e joinare sulla sezione della gilda proprio per confermare la vostra adesione al progetto. Se riusciremo ad arrivare ad altre 30 persone che riusciranno ad accumularsi, apriremo la seconda gilda, ok? Quindi ci tengo subito a dire questo, in modo tale che tutti quanti possiate comunque far parte del gruppo del canale, del mio canale. Se invece ormai siete andati da un'altra parte o comunque non vi va più spostarvi, eccetera eccetera, allora va bene lo stesso, io ci ho provato, sti cazzi, continuerò per la mia strada. Quindi, parliamo ancora della gilda. Parliamo ancora di ciò che c'è all'interno della gilda. Nel frattempo noi stiamo fortunatamente crescendo, stiamo andando tantissimo, tantissimo in avanti, anche perché c'è da discutere anche una sorta di culo, fondamentalmente, che si potrà ottenere all'interno del gioco, e invece delle ricompense fisse che avrete comunque ogni giorno, ok? Partiamo dal parlare ovviamente delle guild medal, ovvero quelle che si trovano qui sopra. Le guild medal, ancora molti di voi ieri soprattutto mi hanno chiesto effettivamente a che cosa servissero. Queste sono le medaglie di gilda che si ottengono tramite le missioni giornaliere che voi dovrete concludere e che ovviamente dovrete fare, che sono veramente inique. Se proprio dovessi dirlo in un termine, sono semplicissimi da fare, si perde veramente 5 minuti a farle. Quindi veramente, chi vuole entrare nella gilda, chi vuole partecipare nella gilda, si concentri in primis a fare le daily mission, perché sono quelle più importanti, che sono anche quelle che ci servono per accumulare i punti e aumentare i bonus della gilda. Infatti, se notate bene, ogni missione giornaliera darà un ammontare di esperienza fissa per far crescere il livello di gilda, che viene calcolato in questa sezione. Quindi il livello della gilda verrà dato tramite alcune missioni giornaliere, ovviamente tramite il login, perché ci saranno punti per il login, punti per le missioni, e questi punti ovviamente varieranno in base anche alla vostra fortuna. E poi ci sono i punti gialli, quindi i guild points, che sono quelli fondamentali che tutti quanti dovranno comunque fare per permettere alla gilda di crescere. Più punti gialli si faranno, che comunque avrete un massimo di 160 al giorno, perché saranno 160 al giorno, e più la gilda crescerà. Mentre invece i guild coin, perché questi qua sono i guild coin, verranno dati ai giocatori quando completeranno le missioni relative alla stamina.
Quindi, quando completerete i contenuti in solo e i contenuti in coop utilizzando 200 e 100 stamina, che veramente sono niente, con un per 9 praticamente avete già fatto le missioni, cioè veramente ci state un secondo al farle, proprio letteralmente un secondo. Quindi consumando già 100 stamina e 200 stamina nei solo e nei co-op content avrete questi gettoni. Se ne potranno ottenere ben 4 al giorno, quindi 2 da una parte e 2 dall'altra, il che significa che si potranno scambiare, perché questi gettoni della gilda potranno essere scambiati all'interno di questa sezione. Praticamente si potrà ottenere un'arma ogni 3 giorni, perché ogni arma costa 10 tokens. Considerate che voi ne ottenete 4 al giorno, quindi 3x4, 12, ne avrete 10 con 2 che rimangono, diciamo, in più, con gli altri 8 che prenderete praticamente il giorno dopo. Quindi ogni 3 giorni, se farete tutte le daily, potrete prendere già una copia dell'arma. E questa è una cosa molto buona, perché comunque prendere, diciamo, già un'arma gratuita in 3 giorni è veramente tanta roba. È veramente tanta roba. Per quanto riguarda invece l'esperienza che si può ottenere e per far aumentare di livello ovviamente la gilda, vi faccio vedere appunto da questa schermata, perché ogni giocatore presente all'interno della gilda, io che sono il capo gilda posso guardare l'andamento dei ragazzi, quindi posso vedere quanta esperienza hanno fatto e vedere se tutti quanti stanno facendo le daily, perché ogni settimana si avrà la possibilità di avere un accumulo che verrà resettato molto probabilmente ogni giovedì, dato che le gilde sono uscite di giovedì, però questo è una cosa che ancora non posso confermare. Però, se notate, avremo l'esperienza settimanale della gilda, quindi questa in blu è l'esperienza che permette alla gilda di aumentare di livello, mentre invece i punti gilda sono quelli che ci consentono di poter avanzare, di poter far crescere i bonus della gilda. Questi gialli sono fissi e ripeto, sono 160 ogni giorno, quindi io che sono a 320 vuol dire che ho fatto praticamente le daily sia ieri che oggi, e quindi le ho fatte tutte. Anche gli altri ragazzi, io potrò controllare chi effettivamente ha fatto le daily tutti i giorni e chi invece ha perso ovviamente qualche punto che ci impedisce comunque di crescere con regolarità. Mentre invece per quanto riguarda l'esperienza della gilda, che viene appunto raggruppata in questa scheda, è totalmente randomica. Perché vi dico che è totalmente randomica? Perché è stato già confermato, ovviamente vi pongo qui, vi metto qui anche la dicitura, che è piccolina, me ne rendo conto, sì, è abbastanza piccolina, però ora ve la allargo, ecco, ve la metto così. Praticamente la esperienza della gilda è randomica e può essere strutturata con uno dei seguenti numeri. Quindi quando voi farete il login o quando voi farete le missioni giornaliere all'interno della gilda, potrete ottenere 100, 120, 150, 200, 400, 1000 o 7777 punti. Quindi io che sono a 650 è perché comunque ho rollato sempre basso. Ma vi faccio vedere che un altro membro della nostra gilda, vedete, ha rollato alto. Ecco, ora così si vede meglio. E ha fatto già praticamente 8000 punti esperienza. Questo roll così positivo ci ha permesso di schizzare in alto con il livello della gilda. Quindi chi riesce effettivamente a rollare in alto, perché comunque chi riesce a rollare in alto, permetterà alla gilda di crescere più di livello. Ma ripeto, il livello al momento è una cosa secondaria, tra virgolette, perché non sappiamo a quanto si sblocca il cap di altri posti all'interno della gilda, non sappiamo se ci saranno degli altri vantaggi nell'avere ovviamente il livello di gilda alto. Al momento l'unica cosa che effettivamente interessa sono i points, quindi i points della gilda per aumentare i bonus, che noi ovviamente possiamo ancora incrementare. Quindi bravi ragazzi, gilda è ovviamente sintesi a livello 7. Io mi sto concentrando tanto sulle materie, arriverò probabilmente a livello 10 e poi inizierò a uppare anche battaglie Highwind. Chocobo lo lascerò veramente come ultima spiaggia, proprio perché non mi interessa proprio avere la possibilità di aumentare Chocobo. Molto meglio Highwind, a mio avviso, che almeno
diciamo raggruppa un po' di cose di Chocobo e le rende anche meglio, e poi bonus battaglia, che comunque sì, avere un po' più di esperienza, avere la possibilità di incontrare diciamo di avere gli incontri rari aumentati è comunque buona come bonus per poter farmare anche più velocemente in alcuni casi, però ovviamente è importantissimo per me, almeno per la nostra gilda, perché già ci siamo messi d'accordo, incrementare le materie. Qui successivamente ovviamente abbiamo gli annunci che il capogilda farà ogni giorno, o comunque quando vorrà lui, perché comunque qui sono annunci liberi che possono essere fatti praticamente ogni giorno. Io anzi lo scrivo insieme a voi il nuovo scrivo insieme a voi al nuovo messaggio di gilda e metto: buongiorno a tutti, vi ricordo di fare le daily entro le 22 di questa sera, entro le 22 di questa sera. Buon lavoro / proseguimento a tutti. Vedete? Cioè qui il capogilda potrà mettere gli annunci. E io praticamente, mettendo gli annunci, nel momento in cui poi i ragazzi entreranno in gilda, vedranno qui la dicitura update o comunque aggiornato, in questo caso potranno cliccare e potranno vedere il messaggio di gilda che ho messo praticamente per tutti. Mentre invece dalla sezione menu ovviamente ci sono i settaggi della vostra gilda, quindi poter cambiare nome, che può essere cambiato tutte le volte che si vuole, cambiare l'emblema, che si sbloccheranno man mano che ovviamente avanzerete di livello, e anche i wallpaper per quanto riguarda la chat di gilda, che anche questi si sbloccheranno man mano che avanzerete il livello della vostra gilda. Ci saranno praticamente le raccomandazioni per quanto riguarda la visualizzazione della gilda, quindi potrete far vedere la gilda a tutto il mondo oppure nasconderla, mettere le richieste in automatico se volete riempire una gilda subito e quindi farla praticamente subito, proprio istantanea, oppure manuale se sarete voi a scegliere chi far entrare o chi no. Poi qui c'è un approccio generale, quindi permettere alla gilda di essere aperta a tutti, a solo coloro che giocano seriamente, a chi invece non c'è, cioè, diciamo free, nel senso libera, quindi un po' simile a open to all, e poi casual, ovvero quelli che non giocano con tanto costanza. Quindi sarete voi poi a scegliere quali saranno diciamo i vostri target per farmare una gilda. E qui invece ci sono i filtri. Sono i filtri che comunque possono essere utilizzati per farsi trovare più in fretta o permettere ai giocatori specifici di potervi trovare più in fretta. Quindi in questo caso beginner friendly noi non l'abbiamo, quindi non saremo gentili o comunque non saremo non accetteremo coloro che hanno iniziato da poco, semplicemente perché la gilda è un contenuto un po' più avanzato, e quindi sono sicuro che ci saranno altre gilde beginner friendly molto più adatte per chi ha cominciato. Poi acquaintance only ovviamente non ci interessa, perché sarebbe, diciamo, tradotto in maniera molto molto easy sarebbe appunto gli amici o comunque soltanto quelli che si conoscono, quindi solo amici ovviamente no, perché altrimenti non potrei accettare quasi nessuno, anche se le amicizie adesso sono state portate fino al 99, quindi è molto buona questa cosa. Poi ovviamente chat welcome vuol dire appunto persone che scrivono in chat e che si focalizzano sulla chat, ovviamente il focus sugli eventi, attivi ovviamente mattina, mezzogiorno e sera, quindi attivi tutto il giorno in base alle vostre esigenze. Strategic support, perché daremo comunque su Discord aiuti per quanto riguarda la strategia d'azione nelle battaglie di gilda, che tratteremo ovviamente a brevissimo. Coop enthusiast, quindi coloro che ovviamente vogliono fare coop e che sono disponibili per le coop, e però no pressure to chat, quindi non obbligo ad utilizzare la chat del gioco, ma l'unico obbligo tra virgolette che do è quello di entrare su Discord per potersi organizzare meglio, soprattutto durante gli eventi, perché lì abbiamo le chat vocali, lì abbiamo la chat di gilda, quindi possiamo postare video, possiamo postare strategie, possiamo postare comunque tante robe in modo più libero rispetto alla chat di gioco, che è comunque molto limitante.
E poi ci sono, e poi c'è l'introduzione, che è ovviamente il messaggio che leggeranno le persone quando tenteranno di entrare all'interno della gilda, e ovviamente potrà essere aggiornato in qualsiasi momento. Qui invece abbiamo la sezione dei membri attivi, al momento siamo 28 su 30, ma perché ce ne sono due che in teoria sono in forze, uno addirittura non mi ha neanche risposto, quindi è molto probabile che lo liquido, e l'altro invece a quanto pare ha sbagliato, a detta sua, due volte ad entrare in delle gilde, quindi ha un cooldown di 24 ore. E poi qua invece ci sono tutte le richieste che invece mi sono arrivate in sospeso e che tecnicamente dovrei decidere se accettare o meno. Qui invece ci sono i record, quindi avere la possibilità di piazzarsi in base a dove ci si piazza nelle classifiche, avremo la possibilità di poter sbloccare diversi wallpaper o comunque diversi oggetti da sfruttare all'interno della gilda. E abbiamo i record di gilda e i record individuali. Quindi avremo la possibilità di vedere effettivamente chi è stato il migliore, chi ha contribuito di più, chi è riuscito a fare tante altre robe, eccetera, eccetera. Mentre invece qui in basso abbiamo il tasto di Guild Search, quindi potrete vedere praticamente tutte le, cioè potete cercare appunto la vostra gilda e vedere un po' se volete cambiare o comunque volete fare o volete fare altro. Quindi questo diciamo è ciò che riguarda la gilda in generale. Poi ovviamente qui abbiamo la chat, il riassunto della chat, e qui in alto invece abbiamo la possibilità di poter chattare con i membri della gilda. Non c'è altro che effettivamente devo farvi vedere per quanto riguarda la gilda. La cosa che invece devo farvi vedere e di cui dobbiamo discutere adesso, anche se il video effettivamente è venuto un po' lunghino, quindi forse è meglio che faccio un video a parte di questa cosa. Sì, penso che sia meglio che faccia un video a parte. Quindi diciamo che questo era appunto un overall per quanto riguarda la gilda, in modo un po' più dettagliato e spiegato in maniera un po' più precisa per tutti coloro che erano interessati a vedere come funzionava la gilda. Mentre invece il prossimo video che pubblicherò, che farò uscire, saranno tutte le informazioni che abbiamo già per quanto riguarda la Guild War. Quindi prepararsi al meglio e cercare di iniziare a formulare, diciamo, delle strategie, o comunque iniziare un attimo a prepararsi per quello che sarà il combattimento di Gilda. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile. Se ci sono domande, fatele nei commenti, e vi ricordo anche che se volete far parte della seconda gilda, di entrare su Discord e partecipare ovviamente al sondaggio che sto facendo per creare ipoteticamente una seconda gilda. Detto ciò, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Bye bye!